Buonasera e ben ritrovati da Adriano Berruti in collegamento dal Pala James. Si gioca ore 18 il posticipo della nona giornata di Serie A di futsal femminile. In campo la Lazio e il Città di Capena. Ancora Beita in mezzo al campo, Scodella bene in avanti per Grieco che prova a difenderla. Ancora Grieco sul fondo, prova a metterla dentro, quindi Beita fuori, Ballardin! E gran risposta di Castagnaro che mette in calcio d'angolo. Palla Corsi che sbaglia il pallone per Vanessa, negava col mancino. Andiamo ad andare ancora al lancio lungo, portiere di Capena, sbaglia servendo praticamente Alessia Grieco. Grieco va col destro e Castagnaro risponde ancora una volta alla grande con il piede destro. Poggio per Beita che calcia, colpisce al volto Will che però fa ripartire il contropiede di Capena con Neca che cerca un gol spettacolare dalla metà campo. Aveva visto Corsi un paio di metri fuori dalla porta. Parla con Macchiarella, alla fine lascia la battuta alla numero 24. Pallone dentro di Macchiarella, la ripartenza della Lazio adesso con Vanessa, il tocco a sinistra per Gabbi, incespica, poi calcia ancora Vanessa, trova il gol dell'1-0 la Lazio con Vanessa, il tiro di Gabbi rimpallato da Castagnaro, arriva Vanessa, il tapin vincente. Biocchia la ripartenza con Neca, buon pallone dentro per Bea Martin che calcia Corsi, il calcio d'angolo, gran risposta. Riparte Capena con Benvenuto che cerca suggerimento in verticale, regala in pratica il pallone a Tanigna, Pigneiro un po' di spazio, l'appoggio è per Barca, il 2-0 della Lazio, a segno la capitana Barca, l'errore in ripartenza di Benvenuto, il 3-2 gestito benissimo da Pigneiro che appoggia per Barca, la finta, pallone per Grieco che scambia con Beita, ancora Beita contro Macchiarella, le finte, va sul mancino, Beita riesce a passare, pallone dentro Tanigna, poi Grieco fa un gran lavoro per tenere il possesso, ancora Beita sulla destra, le finte, Beita va sul mancino, Castagnaro, poi Grieco, la finta, Grieco non trova spazio, quindi Vanessa, gran gol della brasiliana, 3-0, doppietta personale per Vanessa, che va ancora in profondità a cercare il movimento di Agnello, a trovare la chiusura di Vanessa che favorisce però Benvenuto, Benvenuto dentro per Agnello, Corsi, ancora in calcio d'angolo, gran lavoro, e sbaglia, quindi ancora la ripartenza di Bea Martin che riesce in qualche modo a passare su Gabbi, Bea Martin, quindi il calcio d'angolo battuto male, buona la parata di, buona la palla di Beita, quindi Gabbi, c'è Vanessa accanto a lei, servita Vanessa, quindi ancora Gabbi, 4-0 in favore della Lazio, a segno anche la numero 12 Gabbi, lo scambio, il doppio scambio con Vanessa davanti alla porta. Addosso ad Agnello, tiene il possesso per la Lazio, buono il suggerimento di Vanessa per Beita, ancora Vanessa, Castagnaro, Ballardin larga a destra, appoggia per Pigneiro, quindi Barca che ha un po' di spazio a sinistra, l'attacca Macchiarella, pallone in verticale per Grieco, anticipata, possesso nuovamente per la Lazio con Pigneiro che appoggia Ballardin, cerca di andare dentro, Pigneiro, 5-0, gran giocata in velocità, l'1-2 tra Pigneiro e Ballardin. Molto bene a interire e quindi Tanigna, le finte, il pallone per Grieco, Scodella, male per Vanessa, grande occasione ancora per la Lazio, allarga a destra, a sinistra, scusate, per Gabbi, le finte su Benvenuto, Gabbi passa e calcia il pallone per D'Angelo che in qualche modo non riesce a deviare nella porta, gran lavoro di Castagnaro. Con Beita che appoggia Vanessa che calcia subito, Castagnaro, gran risposta. Quindi Alessia Grieco, 5 secondi da giocare, 4 secondi, Pigneiro cerca addirittura il suggerimento dentro per Di Marco, poi Benvenuto. Arriva la sirena, termina la gara, l'ultima, prima della sosta natalizia qui alla Pala James, la Lazio trova i 3 punti, 5-0, tondo.